e patatini e patatine, benvenuti in quest'altro nuovo video. Sono strafelice di fare questo video perché era da tantissimo che avevo abbandonato i preferiti e quindi oggi sono qui per farvi i preferiti del mese passato, quindi nel mese di marzo. Spero di non caricare questo video a fine aprile perché in questi due giorni ho filmato, con questo fanno 6 video, quindi non so se avrò caricato già quei video o questo sarà il primo della serie, insomma. Non lo so, quando sarò nella fase di montaggio lo vedremo insieme. E ho qui tutti i prodottini che ho utilizzato nel mese di marzo, non in questo perché siamo già ad aprile. Prima di iniziare il video, in molti avranno notato la mia ricrescita chilometrica, ma in questo periodo sto avendo una specie di rigetto verso la tinta e ce l'ho lì pronta, nuova, insomma, da fare. Devo solo chiamare mamma, cioè bussare a mamma e dirgli: mamma, fammi la tinta, ma ancora non ho il coraggio perché ho la ricrescita che, non lo so, mi piace. Cioè, non mi piace come sta, però mi piace il colore della mia ricrescita, che mia cognata, la sorella di Andrea, definisce grigio topo. E però a me piace un sacco perché è un castano chiaro cenere, non lo so, mi piace. Quando mi passerà il rigetto verso la tinta, forse la farò. Iniziamo subito con i prodotti che mi sono piaciuti, che ho utilizzato di più nel mese di marzo, mi viene da dire in questo mese. E quelli che più ho utilizzato sono stati la chocolate bar, la semi sweet chocolate bar, perdonatemi, che veramente è entrata nel mio cuore, mi piace tantissimo. Se non avete visto la review, insomma, lo swatch e tutto quanto, trovate nell'info box il link. Questa qua veramente è entrata nel mio cuore perché è la palette che sto utilizzando praticamente tutti i giorni, ce l'ho sempre a portata di mano, a differenza delle altre che mi devo alzare, quanti passi devo fare, aprire il cassetto e prendere le altre palette. Però questa qua è quella che mi piace davvero più di tutte. In Italia, come sapete, ancora non è in vendita, però sarà in vendita, non lo so quando, c'è chi dice a settembre, c'è chi dice a luglio, non si sa. L'altro invece che mi è entrato nel cuore, l'altro prodotto, è The Little Black Book of Bronzer, bellissimissimo quadernino di cartone con all'interno tutti i bronzer più famosi di Too Faced. Abbiamo appunto il Pink Leopard, il Dark Chocolate Soleil, lo Snow Bunny, il Chocolate Soleil, il Milk Chocolate Soleil, Sun Bunny, Endless Summer e Beach Bunny. Mi piacciono tutti tantissimo, soprattutto questo qua, il Pink Leopard. Per il contouring utilizzo tanto il Milk Chocolate Soleil, che è veramente molto chiaro e ha questo colore proprio biscotto, mi piace tantissimo. Come illuminante mi piace questa parte di Snow Bunny, che è appunto la parte più chiara, però io faccio un mix e viene proprio un oro caldo, bellissimo. Comunque sono tutti favolosi. Le cialde, come potete vedere, sono sì piccoline, però riuscite ad utilizzarle tutte benissimo. E altro prodotto di Too Faced che utilizzo tanto insieme al Roller Lash, che vi farò vedere dopo, è questo qui, il Better Than Sex, sempre di Too Faced. Mi piace perché io lo abbino col Roller Lash, perché il Roller Lash, anche qui ho fatto la review e l'applicazione, non so adesso se la sarà già carica, se la caricherò. Comunque, se è già carica vi metto il link nell'info box, se non sarà, se non è ancora carica la vedrete presto sul canale. Abbino questo dopo il Roller Lash, perché il Roller Lash mi separa le ciglia, me le incurva e me le allunga, però le tiene molto sottili tra di loro. Questo qua invece mi dà il volume che voglio e me le amplifica ancora di più. Altro prodotto, appunto, vi dicevo, il Roller Lash, che è entrato nel mio cuore perché da quando sono andata alla presentazione il 22 gennaio mi sono innamorata di questo prodotto. Era venuta con me anche la mia mamma e avevano provato il Roller Lash su di lei e gli era piaciuto talmente tanto che anche lei ne vuole uno, che la ragazza gliel'ha provato lì al momento dell'evento. E lei, poverina, ha le ciglia veramente corte e dritte, gliel'ha incurvate e allungate in una maniera assurda, quindi è rimasta veramente tanto contenta. Il prodotto labbra di cui mi sono stra innamorata sono le Lip Lava. Io ho solo questa colorazione qui, della linea I Love Makeup, della Makeup Revolution, e questi qui sono appunto rossetti liquidi con vitamina E. Questa colorazione è bellissima, l'ho già utilizzata, sfruttata tantissime volte, l'ho utilizzata anche al Cosmoprof, ha tenuto in una maniera assurda perché ci ho mangiato, poi c'è stato l'incontro con le fan al Cosmoprof, quindi veramente è stato un momento, è stata una mattinata e pomeriggio molto intensa, e questo qua è durato, cioè veramente ci sono rimasta malissimo. Me l'ha regalato Giulia, l'ho portata e sono rimasta tanto tanto felice perché è veramente molto bella. L'applicatore a spugnetta ed è un viola veramente super super bello, e come vedete
la texture è fatta in questo modo, non si asciuga come tinta, come fanno le tinte di Too Faced, perché questa sarebbe la copia delle Melted. Questa qua rimane comunque bella appiccicata sulle labbra, ma rimane una sorta di idratazione alle labbra, quindi non lo so, a me piace. Altro prodotto è questo pennello, è di Sedonalese, del numero 316, ed era un pennello che era uscito, mi pare, dopo Natale, perché hanno fatto appunto la linea contouring di questi tre pennelli, se non erro, sì, perché me ne hanno mandati tre. E questo qua, vabbè, me l'avete già visto utilizzare, però è veramente bello perché è perfetto per il contouring, per le terre, per i bronzer, insomma, è veramente eccezionale. Io lo adoro perché è veramente molto morbido, compatto, non si è spanato per niente, riesco a sfumare bene il prodotto perché è molto flessibile, mi piace tantissimo. Quindi io poi ho praticamente solo pennelli Sedonalese e qualche pennello di Fraulein 38, però comunque quelli di Sedonalese sono i migliori che ho. E mi piacciono davvero tanto. Altro prodotto che mi è entrato nel cuore, ed è zozzissima perché l'ho utilizzata prima, è la Beauty Blender. Ve l'avete già visto anche questa utilizzare già nel video, come prima impressione, perché la utilizzavo per la prima volta con voi. Sono rimasta estasiata dall'applicazione di questa spugnettina, come applica insomma il fondotinta, il correttore. Non ho applicato ancora cipria e blush con questa, perché si possono applicare anche prodotti in polvere minerali. Ho solo utilizzato prodotti liquidi per adesso, ma mi piace tantissimo, veramente. Ha, non lo so, a parte che è bella proprio, è anche antistress. Poi è confortevole davvero sul viso, si stende il fondotinta, il correttore, insomma qualsiasi cosa, in una maniera assurda, ti lascia veramente la pelle levigata, ti compatta il prodotto. Magari col pennello, se è utilizzato già due volte, ti tende a lasciare le righe, mentre questa qui ha sempre una resa fantastica e mi piace davvero tanto. La cosa figa è che poi quando la vado a lavare la appoggio sul suo tappino, la tengo così, e la mattina me la ritrovo piccola piccola dentro al tappino, quindi cade da sola dentro alla sua confezione. È davvero carina. Io la lavo con acqua e sapone perché non ho comprato il sapone a parte. Questa, se non sbaglio, ho letto che la potete comprare su Sephora, già Sephora la vende, e io non lo sapevo perché io l'ho presa su Cosmetic for Less. Come prodotto labbra idratante sono due, uno che è nella borsa e non ho voglia di andarlo a prendere, ed è quello che mi ha regalato Veronica, e altro prodotto che è già il secondo che compro, o il terzo, non mi ricordo, è questo qua di Yves Rocher, ed è il Repair. Idrata veramente a fondo le labbra, sento proprio che le labbra si idratano tantissimo, e poi a me piacciono un sacco i burri cacao perché mi lasciano le labbra belle, belle imburrate, mi piace un sacco. Allora, per struccare tutto sto popò di roba, vi faccio vedere questa. Ve l'avevo già fatta vedere in un video haul di dicembre, se non erro. Questa qua è la Makeup Eraser ed è una semplicissima stoiettina, un semplicissimo pezzo di tessuto in microfibra, da una parte più col pelo più corto, dall'altra col pelo più lunghettino, ed è morbidissima. Questa cosa fa? Praticamente vi strucca, voi la bagnate, io utilizzo con l'acqua calda, con l'acqua bollente, così quando la vado a strizzare è bella calda, e poi la applico sul viso e mi strucco normalmente, senza nessun tipo di detergente, solo con l'acqua. Questa qua ovviamente si impregna di tutta la schifezza che avevate sul viso e poi si sciacqua normalmente con acqua e sapone e si lava via. E non è per niente fastidiosa, se vi ricordate vi avevo detto che che la mia paura era proprio quella di andare a struccare la parte più delicata, quindi gli occhi. E invece devo dire che mi piace davvero tanto, è molto delicata e non mi fa nessun tipo di come si dice, di dolore quando vado a struccarmi, quindi mi piace tanto. Altro prodotto che mi piace, ho pagato veramente una cavolata, è il Gentle Cleansing Milk, quindi il latte detergente della Cien, non so mai come si pronuncia, e ce n'è veramente tantissimo in questo flacone e mi pare di averlo pagato sotto i 2 euro, l'avevo preso un bel po' di tempo fa, e ogni tanto lo uso questo con i dischetti, con i classici cotton pad, insomma. Non mi brucia gli occhi, non mi dà per niente fastidio, io ho la parte degli occhi molto sensibile, tipo ai saponi, ai profumi che comunque mi vanno a irritare, e questo qua è veramente molto delicato e mi piace tanto, mi strucca davvero benissimo. Ultimi due prodotti dopo la detersione che vado ad idratare appunto il viso e mi stanno piacendo tantissimo sono questi qui di Calais. Allora, la prima è una crema viso all'idrossiacidi ed è la 101, si chiama Calilux, mentre questa qui è la 125 ed è una maschera viso effetto lifting. Io la applico dopo questa, quindi applico prima questa,
aspetto 5-6 minutini prima di andare a dormire, insomma applico questa qui verde, che è una maschera, in teoria andrebbe applicata e poi sciacquata. Quando sono andata all'evento di Calais mi avevano consigliato di utilizzare queste due creme insieme tutta la notte, proprio perché questa è una maschera ed è molto agisce molto in profondità durante la notte, tenendola su tutta la notte aiutava il mio tipo di pelle, e così sto facendo. Devo dire che applico tutti i giorni questa, mattina e sera, e la sera questa qui insieme a questa, e la mia pelle sta, non lo so, sta avendo un riscontro strapositivo. Ho notato che è veramente tanto tanto cambiata. Se vedete ovviamente qualche brufoletto, quello non andrà mai via, perché è proprio un fattore mio ormonale, dei problemi ormonali che mi portano ad avere questi cavolo di brufoli, quelli non andranno mai via. Però le cicatrici si attenuano, la pelle è molto più liscia, la vedo molto più compatta, idratata, è tutta un'altra cosa, davvero mi sto trovando da Dio. Queste creme sono specifiche per l'anamnesi della mia pelle, che mi hanno regalato gentilmente, più altre cosine che mi sto trovando davvero tanto bene, come gli shampoo e il balsamo che ho utilizzato, e li adoro. E quindi niente, questo è tutto quanto, questi erano i preferiti, spero che vi abbia portato un po' di compagnia e qualche spunto insomma su quello che a me è piaciuto. Se anche voi avete i preferiti del mese di marzo, fatemelo sapere qua nei commenti qua sotto. Se avete qualche preferito insieme ai miei, ditemelo, che così almeno ci scambiamo opinioni e tutto quanto. Io poi, anche se non rispondo subito, sappiate che vi leggo, li leggo sempre perché sono una fissata, vado sempre a leggere i commenti, anche se poi magari non ho il tempo di rispondere al momento, quindi devo avere un giorno stabilito dove sono tranquilla, mi metto lì e rispondo. Infatti ci sono a volte dei video in cui rispondo subito e a volte passa anche in 2 settimane, però sappiate che ve li leggo tutti, quindi voi scrivete che siete tranquille che io ve li leggo. E adesso niente, questo era tutto, vi mando tanti bacini e ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini!